Non restare a guardare, c'è un pianeta da salvare. È stato il tema dell'evento che si è tenuto presso il Polo Unicam di San Benedetto del Tronto in occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità. L'incontro si è aperto con un momento molto toccante, l'intitolazione dell'Aula Magna del Polo alla studentessa Emanuela Capolli, prematuramente scomparsa e laureata alla memoria di Unicam. Il rettore Claudio Pettinari, il direttore della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria Guido Favia ed il responsabile del corso di laurea in Biologia della Nutrizione Gilberto Mosconi hanno svelato la targa alla presenza dei genitori che hanno voluto donare alla struttura una pianta di corbezzolo in ricordo di Emanuela. Si sono poi tenuti dei seminari divulgativi a cura dei docenti Massimiliano Fazzini, Martina Capriotti e Francesco Palermo su cambiamenti climatici e microplastiche. La giornata si è conclusa con una passeggiata ecologica sulla spiaggia per la raccolta dei rifiuti. Vediamo l'intervista. Questa iniziativa è una doppia iniziativa, sono due eventi fondamentalmente che sono stati volutamente messi insieme. Uno è la volontà dell'Ateneo, lo dimostra la presenza di tutta la governance, rettore, protettore e direttore, di ricordare la nostra studentessa Emanuela Capolli, a cui abbiamo intitoleremo l'Aula Azzurra. E l'altra è un'iniziativa che è nata dagli studenti che hanno chiesto di organizzare una giornata dedicata all'ambiente, che poi proseguirà con la raccolta delle plastiche lungo la spiaggia. Il caso ha voluto che, senza saperlo, tutto questo è avvenuto il 22 maggio, per la giornata mondiale della biodiversità, e quindi saranno questi due eventi, diciamo, rivolti entrambi agli studenti fondamentalmente, e quindi ci saranno dei seminari legati alla climatologia, al problema delle microplastiche, e infine pianteremo una pianta donata alla famiglia per ricordare appunto Emanuela.